Facendo il bilancio generale della partita, la classica partita con una posta in palio alta, come hai detto te, dove probabilmente l'episodio avrebbe rotto l'equilibrio e avremmo magari potuto vedere una partita anche più bella, sotto certi punti di vista. Però credo che il risultato alla fine sia giusto, anche se l'ago della bilancia è stato un po' dalla nostra parte, che abbiamo avuto qualche occasione in più rispetto a loro. Ma adesso della sconfitta di Piacenza, abbiamo cercato di togliersi durante la settimana. Sicuramente è stato un colpo basso che abbiamo accusato, perché raggiungere il pareggio al 93esimo e oltre perdere la partita nel minuto successivo, comunque qualche segno lo lascia. Però, ripeto, secondo me il problema principale è stata la posta in palio, che essendo così alta ti crea forse una tensione in più che devi essere bravo a controllare. Noi l'abbiamo fatto, ma solo in parte forse. Sì, è una cosa che il mister ha già utilizzato, è stato deciso di affrontare questa partita in questa maniera per avere più soluzioni davanti, sapendo di andare magari incontro a delle difficoltà calcolate nella zona centrale del campo, essendo uno in meno. Penso che tutto sommato sia stata fatta la partita che dovevamo fare, tenendo presente, continuo a rimarcare, la posta in palio e il periodo della stagione. Sappiamo di avere l'obiettivo nelle nostre mani, che è a portata di mano, ma bisogna andarsela a prendere. Avremmo voluto tanto prenderselo già oggi, ma purtroppo non ci siamo riusciti e faremo in modo di lavorare come sempre facciamo durante la settimana per andarcela a prendere domenica prossima a Legnano, sabato.